Biostimolanti Conference, un'iniziativa della nostra associazione, l'Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori, insieme con Fruit Communication. È un'iniziativa importante, se vogliamo anche doverosa, perché questo settore sta crescendo, il settore dei biostimolanti, a un ritmo veramente vertiginoso. Allora, scopo della nostra conference è quella di riempire di contenuti un settore che ancora ha, negli aspetti regolatori, gli aspetti legislativi, dei punti ancora che dovranno essere chiariti con la definizione del regolamento europeo, e anche sugli aspetti tecnici dei biostimolanti, perché i biostimolanti non sono come gli agrofarmaci, che hanno diciamo una percezione, no, dell'efficacia molto chiara. Negli agrofarmaci, nei biostimolanti è una percezione un po' trasversale di benessere ed anche di aspetti funzionali, no, che migliorano, che possono migliorare nelle colture, soprattutto dovuto agli stress da cambiamenti climatici. Quindi è un settore in grandissima evoluzione, e con questa iniziativa abbiamo voluto migliorare le conoscenze dei nostri utenti, dei tecnici, dei distributori, dei ricercatori. Biostimolanti è un prodotto innovativo nell'ambito della nutrizione. Sono prodotti che non sono valutati tanto per l'apporto di nutrienti, ma per quelle azioni specifiche che rappresentano. Questi prodotti agiscono nel miglioramento del metabolismo dei vegetali, migliorando l'efficienza dell'assorbimento e dell'uso dei fertilizzanti, contengono gli stress abiotici delle colture, rendono disponibili gli elementi nutritivi presenti nel terreno e, in senso più generale, operano per migliorare alcune caratteristiche qualitative delle colture. È un settore completamente nuovo, che è stato recentemente normato, è un comparto di grande interesse, perché la necessità di un'intensificazione sostenibile delle produzioni è sempre più sentita, intensificazione legata allo stesso tempo però a una riduzione, a un contenimento degli input esterni, in particolare degli input chimici, ma soprattutto un'urgenza legata al cambiamento climatico in atto, che sta flagellando le nostre colture. Le ultime stagioni sono state costellate da problemi di alte temperature, di siccità e quant'altro, tutti fattori che vanno a incidere negativamente sulle rese di produzione. Questi prodotti, in particolare lavorando per il contenimento degli stress abiotici, in qualche modo giocano un ruolo importante nel contenimento di queste problematiche, sia a livello italiano ma anche a livello mondiale. Infatti le industrie italiane sono leader nel settore, e oltre ad avere una visione di quello che è il mercato nazionale, traguardano quelli che sono le possibili impieghi anche a livello mondiale. I biostimolanti stanno riscoprendo un successo in termini di utilizzazione, in termini di interesse da parte, appunto, delle aziende produttrici, degli operatori, perché rappresentano dei mezzi agronomici in grado di migliorare la sostenibilità delle produzioni, la qualità del prodotto, riducendo quindi l'uso anche degli input antropici in termini, appunto, di fertilizzanti o altri prodotti chimici di sintesi. Questo libro è stato scritto in collaborazione con numerosi colleghi di diverse università italiane, proprio con la finalità di cercare di fare chiarezza su questa tematica dei biostimolanti, una tematica molto complessa che solo adesso inizia a essere definita anche da un punto di vista legislativo. Ricordo che l'anno scorso è stato finalmente approvato il regolamento comunitario che inserisce biostimolanti nella normativa dei fertilizzanti, e quindi si inizia a far chiarezza da un punto di vista legislativo. E questo non potrà che contribuire a dare un sano impulso al settore.